Buongiorno amici e benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, io ho ancora il fiatone perché sono appena tornata a casa, che ero andata al supermercato. Ho casa completamente sottosopra, però ho pensato, perché no? Faccio uno di questi video svuota la spesa che a me rilassano sinceramente, mi piace guardarli, magari non ve ne frega niente di quello che ho comprato, anche perché non ho comprato niente di wow, è tutta roba normalissima che mangiamo tutti i giorni. Allora, bando alle ciance, iniziamo subito con il video. Intanto fatemi sapere sul canale che tipo di contenuti vi piacerebbe vedere. E voglio fare un po' di test. Ecco, questo per esempio è la prima volta che faccio questa tipologia di video. Vediamo un po' se vi piace. Lasciatemi anche voi un feedback. Non ci fate caso se sembra che ho gli occhi storti, perché la videocamera sta là, però io non so perché continuo a guardare di là. Vabbè, detto ciò, iniziamo. Allora, vi mostro in ordine di come c'ho i sacchetti sul tavolo. Il latte. Ho preso il latte senza lattosio, questo qui a lunga conservazione per me. Ho preso la confezione piccola da 500 ml perché lo bevo solo io e farlo stare aperto troppi giorni va male e quindi preferisco prendere le confezioni più piccoline. Questa è della Selex, della linea Vivi Bene della Selex, perché ho fatto la spesa al Sole 365 che ha questo marchio Selex. Poi ho preso il latte intero perché lo bevono mia figlia e mio marito. Questo se ne deve andare in frigo perché è quello fresco. Poi ho preso, in realtà ne ho prese diverse confezioni, voglio trovarle tutte così ve le faccio vedere insieme. Il kefir che è uno yogurt praticamente senza lattosio, fonte naturale di calcio, vitamina A e B12, senza lattosio, fonte di proteine, 100% latte di montagna senza OGM. A me piace tanto, ne ho presi due alla fragola e uno avena e noci. In realtà due alla fragola perché la ragazza in cassa ha sbagliato a battere, me ne ha battuti due alla fragola e mi ha detto guarda te ne tolgo uno, ne prendi un altro. E ho detto vabbè, li mangio comunque. Ne prendo un altro. Se da principio avessi voluto prenderne tre, magari avrei fatto tre gusti diversi. Ma va bene così. Poi ho preso sempre della Selex pan bauletto, grano duro. Raga, cioè la roba della Mulino Bianco è arrivata a dei prezzi, secondo me, assurdi. Quindi io vado sempre di sottomarca. E questi in realtà è un prodotto che non compriamo quasi mai. Però ogni tanto, siccome io molto molto spesso a colazione mangio tipo fette biscottate in marmellata, mi scocciava riprendere le fette biscottate. Ho detto, mo prendo un po' di pan bauletto, magari lo passo un po' in padella che lo faccio un po' tostato, oppure anche solo così morbido, mi piace lo stesso. Variamo un po'. Peraltro vi devo caricare la ricetta, raga, ho fatto una marmellata di limoni. Una cosa spettacolare, perché ho la pianta di limoni giù in cortile, quindi super biologica. Poi ho preso per mia figlia in realtà due confezioni di succhi di frutta. Uno della Yoga che è mela banana, uno della Santal senza zuccheri aggiunti che è pera. Allora, raga, io lo so che non è l'alimento più salutare del mondo, non me lo scrivete, lo so che non fanno benissimo, però ultimamente mia figlia c'ha il problema che beve poco. Va poco, fa poca pipì per capirci, quindi io per invogliarla a bere di tanto in tanto, ma è una cosa veramente che non succede tutti i giorni e non se lo beve neanche tutto, gli do anche un succhino di questi così almeno mi prende un po' più di liquidi. Lo so che sono processati, che è meglio la frutta fresca e lei la mangia, è una bimba che mangia sanissimo, mangia tante verdure, l'anda frutta, però per invogliarla a bere un pochino in più, di tanto in tanto le offro un succhino. Chiusa parentesi. L'ho detto prima che qualcuno potesse attaccarmi, a dimostrazione del fatto che noi mangiamo anche sano. Ho preso le banane. Le banane, quelle è un alimento che in casa mia non manca mai perché piace praticamente a tutti. Piace, cioè mio marito se la porta al lavoro, piace a me da mangiare così come snack. E piace a mia figlia, cioè spesso e volentieri me la cerca proprio, dice banana. A proposito, ho preso il kefir a fragola, anche perché io ho le piantine di fragole in balcone, ragazzi, ho delle piantine che mi stanno cacciando delle fragole strabuone e volevo farle un frullatino di yogurt e fragole e poi metterlo nei cosiddetti ghiacciolini perché per rinfrescarla un po' il pomeriggio spesso mi cerca il gelato, ho pensato al limite le faccio io un gelatino con la frutta e lo yogurt.
E quindi ho preso, per questo ho preso il kefir alla fragola. Ho preso il kefir e non lo yogurt intero, perché siccome io ho problemi a digerire le cose con il lattosio o comunque le cose un po' pesanti perché non ho più la colicisi, ho detto male che va, se non lo mangio lei, lo mangio io. Ecco. Ma io sto dando troppe giustificazioni, ma perché? Vabbè, comunque ho preso le banane. In questo video sembrerò secondo me una pazza. Poi ho preso pan grattato. Questa è una cosa che in casa secondo me non deve mancare mai. In realtà ce n'avevo ancora un po', però stava per finire. Siccome a volte, che ne so, così all'improvviso vuoi fare due cotolette o comunque ti serve per fare una polpettina per amalgamare qualcosa, pan grattato. Poi dischetti di cotone struccanti, i grandi, semplicissimi. E un'altra cosa che ho detto, vabbè, da tenere in casa, giusto perché se uno vuole fare un primo veloce, ho preso la panna chef, questa qua leggera, confezione piccolina piccolina, così ne metti davvero poca, giusto perché, che ne so, se fai una pasta e piselli la vuoi insaporire. Io diciamo di solito metto la Philadelphia, però da mettere così in frigo e da tenere a casa non è male. Ah, ho preso, anche per questo ho preso il pan grattato, una provola. Questa grande, perché vorrei fare, non so se stasera o domani a cena, le fettone di provola impanate. Non le vorrei fare fritte perché non voglio farmi venire mal di stomaco, magari le faccio nel forno ventilato. Vengono un po' più asciutte, ma secondo me vengono buone lo stesso. Poi, andando avanti, ho preso, quasi finito, ragazzi, pannolini per mia figlia. E mia figlia ha 2 anni e 3 mesi e ancora non è spannolinata. Abbiamo fatto un tentativo la scorsa settimana che non è andato a buon fine. Ci riproverò magari verso fine luglio, agosto, vediamo un po' col caldo, magari a mare. Può darsi che è più pronta, però per ora io mi trovo bene con questi pannolini qui della linea Sole e Luna della Pampers. E che secondo me hanno ancora un prezzo umanamente accessibile. Questa è la taglia 6, sono 26 pannolini, se non erro a 7,48 euro. Poi, vabbè, cosine intime per me, assorbenti, cioè non c'è nulla di cui vergognarsi. Sempre della Selex, vabbè, ormai ve l'ho detto, ho preso gli assorbenti. Se ci sono donne all'ascolto, questi qua costano pochissimo e sono molto delicati. A me, per esempio, i Lines irritano da morire, i Lines di seta ultra. Questi no, e costano la metà. Ultimo prodotto che ho preso: biscotti, questi della Montefiore. Io vario un po', tipo l'ultima volta abbiamo preso i Nipiol, alle volte prendo i Plasmon, solo che, ragazzi, cioè, i Plasmon costano veramente una fucilata. E io questi al mattino gliene sciolgo tipo due nel biberon alla bimba per farle fare colazione. In realtà li mangia solo a colazione, raramente me ne cerca qualcuno durante il giorno così da sgranocchiare, però normalmente lei a colazione prende ancora il biberon, cioè lei mangia normalmente tutto, sa bere anche dal bicchiere in realtà, però a colazione vuole ancora quella coccola del biberon, quindi solo a colazione le do il latte con due di questi biscotti che si sciolgono dentro. E niente, ragazzi, questa era la mia spesa. Non vedo lo scontrino. Comunque ho speso tipo 31 euro e qualcosa. Cioè, pensare che 31 euro a volte guardo la spesa e dico che cosa ho comprato perché i prezzi sono arrivati. Vabbè, l'ho detto già 50 volte, non mi voglio lamentare più. Comunque, questa era la mia spesa. Sembro una pazza. Perché ho fatto questo video veramente di getto, non era preparato, ho aperto la porta e ho detto: ma sai che c'è? Prima che metto a posto la spesa faccio il video. Perché a me piace tanto vedere questa tipologia di video, sono una curiosa. Quindi fatemi sapere se piace anche a voi, se volete che ne faccio più spesso. Lasciatemi un feedback, ecco, se vi fa piacere, lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale. Un bacione e alla prossima!